Nella sede della comunità montana di Cagli si sono incontrati alcuni personaggi che hanno preso parte attivamente all'organizzazione e ai lavori dello sbarco Desgassa alla Golena del Furlo. Con noi Katia Mastantuono, copresidente Res Marche. Da questo incontro, da questo sbarco, è nata l'idea del patto di solidarietà. In cosa consiste? Dunque, Res Marche di solito quando intraprende dei percorsi e delle progettualità ha sempre ben chiara l'idea di voler lasciare qualcosa sul territorio dove in qualche modo esprime, no, questa presenza e questa collaborazione. Nel caso dei territori del Furlo, di Acqualagna e Fossombrone, poi Cagli e le zone limitrofe, e la collaborazione è stata così produttiva e così tangibile che si è pensati di andare ancora oltre. Il patto di solidarietà territoriale dovrebbe essere in qualche modo un inizio, un avvio di un percorso dove i soggetti interessati, che riguardano le amministrazioni, e i soggetti impresa, quindi soggetti economici, i cittadini organizzati in gruppi di acquisto oppure semplicemente per voler partecipare in modo democratico e dal basso ai processi decisionali, ma anche il mondo dell'associazionismo e degli enti come la comunità montana, possono ciascuno per la propria competenza adoperarsi per una finalità comune. Solitamente quello a cui assistiamo è il fatto che non c'è una strategia di medio e lungo periodo sui territori, ma sia la parte amministrativa che la parte di cittadinanza in qualche modo vivono e sopravvivono alle loro, insomma, attività, senza comunicarsi quali sono gli obiettivi reciproci. I patti di solidarietà territoriale dovrebbe invece consentire la possibilità di avere una strategia comune e quindi adoperarsi ciascuno per la propria parte, esatto, per il raggiungimento di un fine comune. L'obiettivo ultimo qual è? È quello di partire con dei patti per poi arrivare alla costruzione dei distretti di economia solidale, cioè dei percorsi economici fattivi che possono essere una chiave di svolta strategica per i territori e le piccole comunità locali. Quindi avremo un patto di solidarietà per ogni regione o è una cosa che interessa soprattutto la regione Marche? Dunque, questa proposta è una proposta che viene da Res Marche e si insedia su comunità piccole che premiano quindi le relazioni tra le persone, perché è questo che fa la differenza, per cui i patti di solidarietà territoriali sono a disposizione delle singole piccole comunità, solitamente omogenee per motivi economici e culturali e sociali. E quindi ecco, quest'area ci sembra assolutamente adatta, non è un patto regionale, è un patto assolutamente locale. Perfetto, grazie.